Di nuovo in diretta con il Pungiglione, con un nuovo ospite qui con me, Marco Falaschetti, cantante, imitatore, trasformista, insomma uno showman a tutto tondo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, allergia, amici ascoltatori. Ma non è il periodo. Ho sbagliato, non è il periodo delle allergie questo, perché arriva Natale, allegria. Buongiorno, buongiorno a tutti. No, io ho avuto... Era Mike questo, non era Marco. Mike ovviamente è un personaggio molto revival, ma oggi abbiamo bisogno di revival, perché certo. Adesso che presentatore abbiamo? Adesso abbiamo quello lì, che abbiamo? Obama quello con gli, però con gli il occhiali. Il presentatore. Ah, Carlo Conti, no scusa, lo sbaglio sempre. Per il colore dici. Sì. no, io, una volta c'erano personaggi, non lo so, più di spessore, che mi piacevano di più. Più simpatici anche da imitare, no? Con qualche particolarità più forte. Sì, assolutamente. C'era, insomma, come c'era, non so, c'era Dio Bevi, qualche puttana, spessore nel capocollo. Sì, ma adesso sai, fanno libero, fa il serio. È diventato serio, è cambiato tanto, sì. Quando faceva l'allenatore del pallone, ma tutti i film che fanno, insomma, vabbè. Mi piaceva Fantozzi, poi, come umano, lei, Sei uguale, sì, sono sfigato come Fantozzi. Come Fantozzi. Esatto. Fisicamente no, però, devo dire che sei diverso. Oh, che complimento che mi ha fatto. No, guarda, io nemmeno se vado all'Urde, Loreto Fatti, la Meggiugorje, sempre brutto rimango. Sì, dici, poi domani ti guardano su Facebook, no, perché noi stiamo facendo il video, così ti vedono, no? Se sei bello o brutto. Poi mi traumatizzano, io fatecelo penso... sapere se per voi è bello o brutto. Io la penso male. Come J-Ax, cioè il bello di essere brutti. Esatto, è vero però. Non è male, ognuno ha il suo fascino. Visto quando uno è brutto, invece si concentra su altre esatto, legge, studia, fa altre cose. Si trasforma. Io qui, cioè, ho lo studio pieno di parrucche. Di bestie. Mi hai riempito lo studio di parrucche. Sì, io faccio stragi di gatti, cani, tutto quello che mi... perché mi servono queste pellicce. Non è vero, ragazzi, sta mi odia per sta scherzando, scherzo, ho bisogno di parrucche per i miei spettacoli, sì. Senti, qual è il tuo personaggio preferito, quello con cui sei più, a cui sei più legato? Guarda, questa è una domanda un po' difficile, però immaginavo che me l'avresti fatta. Hai visto? È difficile, però quasi, ce ne sarebbero due. Però il primo, credo, che sia lui, sempre lui, capito? È qui Rocker, capito? Quello di Giochi, capito? È Vasco Rossi, capito? Eccolo qua, aspetta, mi metto... Eccolo qua, capito? Oh, domani dovete assolutamente vedere il nostro video. No, hai capito, questo, capito, è il mio preferito, capito? Perché ha molti fan, capito? Per tutti, dovunque vado, dico, respiri piano, non farlo, capito? Capito? Sì, diciamo che ho capito. E poi c'è anche... L'altro preferito. Questo mi ha dato tanta soddisfazione. Nel frattempo lui cambia parrucche. Sì, questo c'è. Oddio, anche questo qua, perché è un po' spettinata, un po' eccessiva, ma me con la frangia che mi accende. Un po' arrufata, Un po' arrufata, ho preso la pioggia. Non ho fatto in tempo a pettinarla. E c'è lei, se per caso chiedessi il mondo, caramba, che sorpresa! Posso dirti una cosa? Sei bravissimo, ma sei bruttissimo con questa parrucca bionda, la Raffaella Carrà. Vuoi sapere la verità? Sì. Me lo dicono tutti. Ma guarda, però, sei davvero brutto facendo sì, diciamo una carta. Se volessi trovare altre possibili lavorative, tipo lungo il tronto, non so se avete presente quella zona dove ci sono dove si le parrucche si guarda, usano. Però vedi, non penso vedi cosa devi dire alle a mezzogiorno e 40 di mattina. No, dico soltanto che hai difficoltà a trovare lavoro, a lavorare lì. Ecco, dico ma lo credo bene, lo credo proprio bene. Questa parrucca ti sta malissimo, invece da Vasco eri molto più carino, guarda. No, qua c'è di tutto. Hai un naso enorme, ma cos'è? No, il naso enorme è praticamente, io ho di base questa parrucca scura, no? E praticamente, questa ti dona. Però sopra ci deve stare questa qui. Aiuto ragazzi, aiuto. Faccio così. Abbiamo due parrucche. Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria il fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele, a filtra contro la gelosia e la ricetta per l'allegria, legge il destino ma nelle stelle e poi ti dice sono cose belle, mamma mi è caduta, hai fatto tutte e tre, no? Non sto comodissimo, però sarebbe mamma e dopo fa anche la voce bassa, vai. Nel mio futuro che cosa c'è? Sarebbe bello se fossi un re, così la bionda americana o si innamora o la trasformerana. Io muoio dalla curiosità. Ma se non vorrei io finire il programma con loro, con questa follia. No. Poi vanno alla grandi all'estero. I ricchi e poveri, ma adesso sono rimasti in due.
No. In due? Eh sì. Ah, già è vero. Quindi dovresti cambiare. No, no, hai ragione, adesso mi sono un attimo distratto. Però, no, perché cambiare? Gli rendiamo omaggio. No, omaggio, è vero. Sono dei personaggi che hanno dato molto sì. L'Italia, anche l'immagine nostra all'estero, vabbè, un po' ricchi, un po' poveri, hanno capito che siamo più poveri che ricchi. E quindi vanno all'estero. Esatto, io sono uno di quelli che comunque... Vuoi anche tu fare un giro all'estero? Sì, ecco, non ho intenzione proprio di emigrare, di fare l'emigrante alla Rino Gaetano. È partito l'emigrante alla Rino Gaetano. No, no, più che altro, no, se posso lavorare un pochino, provare in Germania, anche in Belgio, vediamo, insomma. Si sa mai. Io sono molto legato alla mia terra, mi sento certo. Molto piceno. E quando dico piceno, un po' Marche del Sud, e Ascolano, Teramano, ma mi sento molto, molto legato a questa zona. Mi piace molto, però sai, per lavoro, sai. Si gira per il tuo lavoro, insomma, ti porta un po' basta, a spasso. Ho detto tutto, basta. Chi è qui con me? Io sono qua e non posso essere là in Germania, per cui io vado là e di qua e non sto più qua perché vado là, capito? Ah, chiarissimo. Oggi sono piena di artisti qui con me a Pungiglione questa mattina. Sei circondata. Sono circondata di artisti. Sei circondata, arrenditi! Guarda, noi purtroppo ci dobbiamo fermare un attimo, poi torniamo subito in diretta con te. Bene, grazie mille. Bene. Prego, prego. Ed eccoci di nuovo in diretta con il Pungiglione, un nuovo ospite, Adriano Pappalardo, mi sembra di avere... Sì, sono io! Solo che stavo dicendo che non ho le lenti a contatto oggi e quindi non vedo un... Sono io! Amici! Sono io. Sei Adriano e non sei Marco Falaschetti, insomma, no, non sei tu, non sì, sei Marco, sei Marco. Sono io, un po' retropoli, vabbè, mi sono invecchiato, che devo fare? Amici, io solo due cose vi volevo dire. Dici. Che due sono le cose che contano nella vita. Paura. Te le sai? Oh no, paura. Graziano le sa? Graziano forse le sa. Ti voglio aiutare, la seconda è stare in radio. La prima è quello che piace a te. Ti amo, ricominciamo! Sei un pazzo! Io sono di ritorno dall'isola, un'esperienza incredibile! Com'è andata? Benissimo, però eri in compagnia di cannibali quando a un certo punto sento un bambino che dice: Mamma, la nonna è cattiva! E la mamma! Zitto e mangia! Vi amo! Ricominciamo tutti! Ok, è ufficiale. Chiamala l'euro che ne ho bisogno! Ho un pazzo in studio, cioè domani quando ti rivedono su Facebook vedono Oddio. Un pazzo. Andato via? No, mi è andato via, Adriano è un po' allarmato. È tornato all'isola. Sì, spero che sia è molto tornato. In cena di isolamento magari. Eh sì. Perché... Lontano. È un mio mito, guarda. È un altro dei personaggi, un personaggio recente del mio spettacolo, mi ci sto molto affezionando, devo dire. Si vede che sei preso, sì, sono preso, è un mito. E poi come ti dicevo prima durante la pubblicità sì. È uno che ha fatto diversi dischi tra cui un concept album che parla di mare e non lo sa nessuno. No, perché tutti quanti conosciamo, no? Ricominciamo. Sì, è vero. Lo conosciamo così un po' bruto magari. Un po' bruto. Sì, ma è stato anche un buon attore, tra l'altro. Sì. Anzi, poi anche un'altra qualità che non si può dire perché. Non dirlo, sono sempre le 12:48 minuti su R9 il Pungiglione. Oggi è il 15 novembre ed è mattino ancora. È quasi ora di pranzo in realtà. E tu hai molta fame. E io ho fame. Tieni sempre. Sempre a quest'ora io ho sempre molta fame. Tu sai anche molte lingue, no? Mi dicevi, parliamo seriamente un attimo. Molte lingue. Io non sono un particolare, ho sempre un pazzo. In realtà. Vabbè, quello lo sono, ma sembro, ma adesso non essere così buona. No, come dicevo, sono un po' dottor Jekyll e Mr. Hyde. Io insegno lingue con un'associazione culturale, insomma, faccio dei corsi così. E pim, 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 è questa passione. Sei un trasformista. Poi mi dicevi che ha un bellissimo vestito per fare Raffaella Carrà, che adesso sì. In radio non possiamo vedere, ma ci tengo a venire una tua serata per vederti vestito da Raffaella. Ok, allora vieni in Germania e... No, vabbè, dai, falle anche qui, mo mi fai arrivare in Germania. No, cioè... scherzo, no, adesso. Anche qui, dai. Ultimamente perché magari sono stato un po' di feste private, ecco, abbiamo così un po' internos. Che queste facce strane che mi stai facendo. Ma poi non vedo nulla perché non ho le lenti adesso, non ho gli occhiali. Tu le lenti, non erano solo Pappalardo. No, non ce l'ho veramente le lenti, sono ciecato, me le devo mettere prima dello spettacolo. Eh già. Senti, dimmi tu qualcosa di te.
Com'è andata questa passione? Da quanto tempo lo fai? Sì, io nasco, innanzitutto, diciamo, riguardo la mia storia, io nasco cantante, non so come morirò, ecco. No, vabbè, questo non lo sa nessuno, Poi, vabbè, mi piace l'arte a 360 gradi, insomma, tutti i gradi possibili, e praticamente, niente, mi piace anche, vedevo che mi divertivo a fare le imitazioni, io in passato facevo altre cose, ho fatto anche rock, gruppi di piazza, piano bar, di tutto. Però ho capito che la gente comunque ha bisogno di ridere, soprattutto in questo momento storico, e quindi ho assecondato questa mia passione, che comunque a me piace scherzare, ridere, fare imitazioni, fare parodie, e quindi l'ho assecondata questa cosa, l'ho sviluppata, cioè studiato, devo dire che adesso paradossalmente ho studiato tanto, mi sono preparato tanto, ci ho investito tempo, denaro, di tutto. E niente, adesso faccio questo spettacolo, ma è uno spettacolo, io lo chiamerei più, lo definirei un varietà. Certo. Perché magari tante volte capita che lo inizio in certe occasioni, in certe feste private o matrimoni, magari ti fa anche qualche canzone di piano bar, qualcosa di più tranquillo, glielo canti, tipo Buon Viaggio di Cremonini, per dirne. Ah, ok, una cosa. E poi magari inizia il vero show, e quindi ecco, imito i vari personaggi, e in genere poi si finisce a tare luce e vino, perché dopo i tanti personaggi mi piace fare revival anni 60, 70, 80, okay. E quindi c'ho il parruccone alla l'eroe Gomez di Santa Smeralda, no? Okay. E quindi è molto divertente, perché poi la gente balla, si diverte. L'importante è far divertire la gente, no? Nel tuo lavoro. Sì, sì, assolutamente, che deve essere soddisfatta, deve uscire contenta col sorriso, altrimenti non hai raggiunto l'obiettivo. L'obiettivo. Senti, prima di fermarci un attimo, lasciaci con un personaggio. Oh, vedi tu, ti faccio un personaggio, scegliere. Un personaggio, io direi, ecco, un altro che mi piace molto, ci vuole con l'attrezzo giusto, che anche questo è un po' scompigliato. Ecco, qui che lui si mette un'altra bella parrucca castana. Ecco, ci siamo. Sempre tutta... L'orologio batte l'una, tu sei fuori chissà dov'è, giro nudo per la casa, dimmi tu se questa è vita. Tu che esci con le amiche, dici, perché la faccio pensare, ore. Se davvero, o se fuori con qualcuno, ti vedi con qualcuno. Vabbè, e dico Gianni Morani, ritornerò in ginocchio da te. È un grande Gianni Morani, mi piace sì. molto. Si dice di Gianni Morandi questa particolarità che ha delle mani enormi, non so, tutti lo prendono in giro per queste mani. È vero, è vero, però io so anche un'altra teoria, che chi ha le mani enormi, ha i piedi enormi e anche quella cosa che c'è pure i pappalati. Ok, allora, ascoltiamo le news. Sono le 11 di mattino, siamo seri. Siamo seri, ora le news e poi torniamo in diretta. E siamo tornati di nuovo in diretta qui al Pungiglione con il cantante, imitatore, trasformista Marco Falaschetti. Marco, eccoci di nuovo qui, guarda che bel sorriso che stai facendo alla nostra telecamera. Senti, ci vogliamo spostare un po' in Spagna. Dime si è vera, mi dijeron che te sta cassando, tu non sai lo che sto soffrendo, esto te lo tengo che decir. Cuéntame, tu despedida para mi fue dura, será que te llevo a la luna? Ho sempre sognato di incontrare Iglesias e guarda un po', è arrivato qui questa mattina, hai visto? Adesso mi sto divertendo a fare questa cosa, che diciamo faccio una parodia di alcune star, diciamo, della musica latina in generale. Che fanno poi sono quelle che adesso vanno, sì, no? Che fanno pop, reggaeton latino, sì. Da Soler, Enrique Iglesias, Nicky Jam, ma anche un po' di, come si chiama, J Balvin. Si necessita che tu non dare, si che per la mamma mi non pare. Bravo. Ma se chiediamo quanto devo andare, ma mo pegando come un animale. Bravissimo, davvero. Ma qua, insomma, è divertente. Adesso divertente. Andiamo un po' per le discoteche, magari durante la cena spettacolo o poco prima del ballo nelle discoteche latine, vediamo un po' se riusciamo a fare questa cosina. Tanto per preparare la gente psicologicamente al ballo latino, no? Così scatenano. Le baciate, le ammucchiate. No, le baciate, questi bei balli latinoamericani, certo. Che vanno tanto. Senti, parliamo di cose serie. Come ti possiamo contattare? Dove ti troviamo se vogliamo ascoltarti? Ottima domanda. E andate soprattutto, visto che devo aggiornare il sito web marcofalaschetti.it, un po' non è tanto aggiornato, adesso lo aggiorno. Bravo, perché la comunicazione è fondamentale. Esatto. Però andate subito sulla mia pagina Facebook, sul mio Dianu, che io ho due profili, Marco Falaschetti, Marco Falaschetti secondo profilo, hanno profilo fronte, dietro, faccia da mettere. Ok, sempre lui, E oltre ai due profili, però c'è anche la pagina Marco Falaschetti, cantante, imitatore trasformista, ecco, sottolineo il cantante, se no uno...
mette Marco Falaschetti, non lo trovi. Invece Marco Falaschetti, cantante, imitatore, trasformista. Poi è importante mettere prima il cantante, sennò pensano che faccio il trasformista alla Brachetti. Sì, invece che ti cambi, non è così. Di continuo, ok. Io certo. Canto, imito, mi trasformo abbastanza velocemente, non è che faccio il Brachetti. In realtà sei un imitatore. Esatto, alla fine faccio quello, un intrattenitore, animatore. Poi tutto, ore, sei uno showman. Un shockman. Molto shock. Senti Marco, purtroppo il tempo è finito, il tuo giornale a luna chiude i battenti, ma salutaci. Un battente, la battente. Chiuso, ma poi io lo sono mercato a fare spesa. No, adesso no, ormai chiuso. Luna chiuso. Senti, salutaci a modo tuo. E sì, torna presto a trovarci, E che cosa dire? Mi raccomando, andate a vedere gli spettacoli di Marco Falaschetti, andate su Facebook, mettetegli mi piace, che c'è poco, mi piace. Mi raccomando. L'unica allora cosa che conta è Marco, il Marco Falaschetti Show, perché tutto il resto è noia. No, mi sono dimenticato gli occhiali. Non vabbè, fa nulla. Lo stesso. Nel frattempo mi stai rompendo il telefono, papà. Ah, hai nulla. Ragione, io se non faccio un danno non sono contento. Ah, fa niente. Poi non ci vedo. Ok, ci penso io. Ma, ci penso cioè, io. Il cane delle guida ce l'hai qui. Lo prendiamo perché. Ok, per me. Grazie a tutti, io grazie. Sono contento. Che dire, grazie. Grazie per questa intervista. Ciao amici a casa, mi raccomando, su con la vita. Grazie mille Marco, torna presto a trovarci e buona fortuna per tutto, davvero. Io ti ringrazio tanto e a presto. Ciao, ciao. E noi torniamo domani in diretta con il Pungiglione dalle 11:30 a luna. Buona giornata a tutti.